Ragazzi, qui c'è un reperto, c'è stato un omicidio, qualcuno ha rotto un vetrino. Adesso dobbiamo mettere da parte le prove. Bustina. Se mi mancano i guanti però. Bene, mi raccomando, preservare le prove. Soprattutto tutto. Preservare. Ciao ragazzi, io sono Davide, benvenuti nel mio canale YouTube. Preparatevi perché oggi ne vedremo delle belle! Mattina presto, il sole è appena sorto, si muore già di caldo ragazzi, ma non mi interessa niente perché oggi ci aspetta un bel viaggio direzione Caserta. Non poteva mancare da Mononi. Sì, sì, sono pronto. Cuccioletti, fate i bravi. Professionista, ragazzi! Tuo Dio! Questo è il più piccolo della famiglia. Noi siamo appena usciti dall'autostrada a Caserta. E bandi! Ma è la città di Bandio! Raga, troppi Bandio! Stiamo aspettando il cicerone di Caserta. A Peppi, sbrigate che si muore! Oh, Cicero! È arrivato il cicerone! Che bellezza! Hai ti sono il 99. Ciao. Ciao. Tutto a posto. Raga, io non ci sto a capire niente qua. Ogni 5 metri c'è un bando. Assurdo. Bando sotto queste piante qua. Vieni appresso, vieni. Siamo, dai. Rompi. Vedete che bando, guarda. Guarda che roba, raga. Questo è il bando numero 1 di Caserta. Ma la faccio o non me la faccio una batteria reggia di Caserta? Sì, sì. La risposta è sì. Scusa, io devo venire in banca, al limite parlo direttamente con lei. La sedia nel bando non si porta, raga. Lui ha passato i 45, infatti c'ha due sedie. Ce n'ha due! Una per te e una per me. Non ce la posso fare io a mettermi sulla sedia, più forte di me, raga. Qui dietro, accanto a questo parchettino, c'è cemento e metallo. Cemento e metallo. Faccio pure là dentro. Non lo vedi se te cade là? No. A posto. Oppure ciminiera off. Se mandi uno che non sa che c'è stanno i rifiuti tossici. Scusa, a me va a prenderlo lì. Quello ritorna a Cerno, tutto squagliato, capito? Grazie. Questa che era? Che fabbrica era? Una vetreria. Mamma mia, è immensa, oh. Lato destro è tutto pieno di fratte, di erba. Sti fili metallici, se te ce va il drone può darsi che te sei a Calabria, te se lega sopra. Ma è gigantesco, ma è grosso, è gigantesco, wow. Mannaggia sti fili maledetti, questi sono pericolosissimi perché non si vedono nella FPV cam. No, questi non si vedono. Secondo me conviene più di qua perché ci stanno più cose divertenti. Fili comunque, cioè oggi sicuro se prende un filo, ma proprio sicuro, è sicuro, va. Ma è sicuro, cioè ormai c'è una certa esperienza, qua il filo lo prendi. Non cade, non cade. Suoniamo l'ora del bando.
è l'ora del bando. Ma attrezzi di recupero non ce l'abbiamo se succede qualche brutta cosa. Ci abbiamo i gambi, le mani, le braccia, ce E poi ho visto che con la liana ti muovi bene. Qui doveva essere una cosa stupenda, ragazzi, perché c'è tutto un piazzale. Però purtroppo questo palazzone è coperto dalla vegetazione. Se per favore sgombriamo tutte queste piante, perché noi per favore vogliamo volare, vogliamo sfruttare questo mega palazzone anche da sotto. Ah, che peccato, mamma mia. È bello tricky proprio, guarda. Difficoltà ovunque, fili, fratte, alberi, rami. L'FPV cam che ti rimbalza. Prende un po' di fiato. No, io non fra. Prendo fiato, poi regolarizzo la pressione. E si parte! Parcheggiato, ragazzi, perfettamente parcheggiato. Stacca la lipo, non si sa mai. Stacca la lipo, ma non si è fatto nulla. Dai, questa era la seconda lipo. Sì. Comunque l'hai martellato, è sto bando. Diciamo che c'è stato uno stupro. Non mi piace, troppi fili in mezzo. Io è la prima volta che ci batto ancora a 1000 all'ora. Quello ho visto a un certo punto i polmoni che si sono gonfiati. Ah. Ho detto, quella è l'ansia. Sono gonfiati i polmoni. Tanto dove vai, vai per sbattere. È una lotteria, raga. I fili Covid. Ogni 3 metri c'è un filo. Si tengono a distanza. Poi lo hanno io. Non si può sbattere tutti i soldi che abbiamo speso. Una delle regole base è never disarm. L'avevi ripreso. Non ci hai girato senza la cosa? Sì, senza la cosa. Ah, già miseria. Ho fatto delle linee, il Peppe qui senza GoPro. Non va bene. Il bando esige il suo biglietto e qui il buon Damo ha pagato, ragazzi. Boxer, frantumata. Che succede in questi casi, Ida? Bestemmiare copiosamente. Copiosamente. La bestemmia. Si trova il vetrino? Sì, sì, si trova in provincia di Juan. Non so se rompene un altro o cambiare bando. Che dite voi? Ma fai culo. Ok, ragazzi, adesso ci spostiamo. Cosa incredibile, perché dove stiamo andando? Un posto nuovo, nuovo, nuovo anche per noi. Un posto che l'ha trovato lui alla fine. Cioè, è venuto da Roma a trovare i posti qui a casetta, perfetto. Io sto passando proprio una bella giornata. Il freestyle fatto con le persone giuste, nel momento giusto, anche se fa caldo, ti rilassa. Mettici una pezza, mettici una pace. Adesso batteria al parchetto adiacente. Pit stop, vai. My head, your grip. Let me tell you a thing or two. I got a king, both girls like you. La macchina ci stanno 200 gradi, oh. Sto sudando che è uno schifo, raga. Senti, ma questa l'hai comprata su MyFrame? No, questa no, questa no. Abbiamo parcheggiato le macchine nello spot dell'omicida. Qua si seppelliscono i cadaveri. E stiamo andando nella cava. La cava. C'è un dirupo universale proprio. Perfetto. C'è tutta una struttura di cemento dentro che è quello che piace a te di fare così, così, buchi, così. Buchi, cose, cose. Buchi, o si vive o si muore. Gladiatore, gladiatore, gladiatore.
Che traversata, raga, mamma mia. Un caldo assurdo, ma quando la passione è forte, sole, sudore, fatica, non ce ne frega niente, via. Trottel a manetta. Puzza di piscio. Veramente? Raga, mi sa che siamo noi qua a Shelley. Oh, raga, è meglio che venite qua. Ma qua ci passi, Peppi. No. Ci stanno i buchi. Ci passi di così. No, ci passi pure così, lascia sta. Via, via, via. A me piacciono i buchi. È vietato, ci stanno i buchi. Ci inginocchiamo davanti ai buchi di Davide. Tu ti inginocchi davanti ai buchi di Davide. Perché quello sbagliato l'aria non è proprio. Bravo, è feticcia. Hai caricato la pressione per vedo che lui ha studiato, eh. Io ho già scaricato la pressione. Sei arrivato un poco dopo 10 minuti di visualizzazione di mio fratello Davide qua. Ma che voi sapete, lo diciamo noi a te. Ma è pure americano. Your lips, my head, your grip, let me tell you a thing or two. I got a kink about girls like you. Fare racing, l'atterraggio atterro, cioè a capriola, è un crash, non è un atterraggio, è un crash. Ma ti piace il freestyle? Bellissimo, bellissimo. Vabbè, non lo dico perché ti sto riprendendo. No, no, è veramente bello. Però il race anche c'ha il suo perché. Tu stai da racing a freestyle, e com'è? Come lo descriveresti il passaggio? Difficile, difficile. Perché? Perché ci sono tanti elementi, vale più il trick, la guida pulita, eccetera. Nel race non è così. Lui ero del culo. Io sto sempre a 99. Ah, sto venticello com'è bello però. Ah, oh, oh, mi refrigera. Mi refrigera il pollicione. Grande. Basta comunque, raga, cioè sono proprio sono morto. Dai, no, finisce così dai, per oggi, ragazzi, dai, basta. Dai. Lì che c'è sta, basta, lui proprio fino alla fine, fino alla morte. Sì, sì. Mo ci andiamo a fare una birretta. Ciao. Basta, solo ciao. Ma che devo dire? Dedica a me. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Davide. Bella raga, bella Davide. Ciao raga, veniamo noi da te, Davide. Per forza. Sì. Controllo qualità attivo. Tempo di tornare a casa, ragazzi. Massimo dell'ospitalità, super gentili. Gentilissimi, favolosi. Favolosi. Ci hanno offerto di tutto. Grandi ragazzi, salute, grazie. Set my heart afire.